nello sonno che mi uccide, ho deciso di giocare lo stesso. Perché stasera non so se sarò in grado di affrontare una live come quella di stanotte. Allora, ieri sera, perché non ci sono? Quindi, cos'è successo? Casino. Praticamente ieri sera, in teoria dovevo solo che ne farmare, ma in realtà ho finito il gioco. Ho farmato fino al livello 20, che è il massimo livello che c'è nella beta. E dopodiché ho detto dai, basta così, andiamo giù, finiamo. Infatti l'atto 1 è stato qualcosa di assurdo. Abbiamo incontrato di nuovo Yukai, giusto? Comunque lo stronzo che ci fa risvegliare il potere a inizio avventura. L'abbiamo sconfitto bestemmiandolo un poco, perché c'ha un'abilità che se ti prende ti scaraventa fuori dalla mappa e ti tocca spegnere e riavviare il gioco. E dopo che abbiamo sconfitto lui, ci siamo rincontrati con Edric, che ci voleva assolutamente ammazzare, e abbiamo dovuto combattere in 3 step. E vabbè, e alla fine siamo riusciti a sconfiggere, a finire questa cosa. Ok, io volevo provare Soldier of Fortune, a vedere un po' com'era. Dopo, quando sarà il momento, deciderò cosa portare successivamente. Anche perché Wolsen non ha senso andare avanti a potenziare l'omino se poi il livello base è solo 20 e le abilità più di 20 non le porti su. Se la campagna non è. Se non ci sono altri atti da sbloccare. Continuare a farmare solo non ha senso. Adesso qui, prima che trova qualcosa, ciao. Oh, grandissimo. Dai, carica. Dopo ieri sera mi sono messo lì, ho modificato un po' le abilità, un po' i perk, per vedere di non sbloccare roba inutile. Adesso vediamo come va, dai. Ma non penso che la live durerà più di un'ora. Se carica però. Se carica, se. Bene, quindi
Per andare là dove devo andare. Questo sicuramente c'è un mercante di coso. Dov'è il Shoulder of Fortune? Posso rifare i dungeon random. Che cazzo era? Vuoi dire una cosa? Dovevano essere prova a vedere da di sotto e poi magari mi sto precludendo un passaggio importante che lui ovviamente non ti spiega. Thrive in the Shoulder of Fortune game mode. Adesso io, data la mia ignoranza nell'inglese. Prospera. Prospera nella modalità game mode. Nella game, vabbè, quindi in teoria se noi andiamo qui posso rifare l'evento. Su c'è la possibilità di fare random i cosi, i dungeon. Ci lascia una funzione nascosta. Ah, ok, vaffanculo. Adesso ci siamo. E già sono 10 minuti che ho fatto la figura di merda. Non abbiamo fatto niente. Quindi dovrebbe essere tipo un headless mode. Potrebbe essere. Quindi equipaggiamento da unico passa a leggendario per poi forse esserci qualcos'altro. Cavoli, però c'è lento. Grandissimo. Adesso mi ringrazia. Vero?
forse no. No, invece sì. Mamma mia che sonno. Ieri sera ho fatto tardissimo. Sono cotto come una zucca. Dicevo, stasera non so se ci sono. Vorrei iniziare a vedere la terza parte della Casa di Carta. Bella maratona. Quindi, come fa di boh, essere così pesante sto gioco? Che non c'è un cazzo. Cioè, giuro. Ah! Ah no, dicevo che c'era il portale rotto. Dashing Eugene. Bene. Ah, ok. Equipaggiamento nuovo ne dà. No, le solite cose. Le solite cose. Va bene. Abilità nuove. Oh, è possibile che in questo gioco non ci sia nessuno online? È impressionante. Ok, siamo così. Ah, sono. Ah, adesso ho capito. È random, però a livelli assurdi. Ok, perfetto. Ah, adesso ci siamo. Adesso ho capito. Ah, così è una figata, cazzo. Se però se non si bloccasse. Che dormono. Ah, quest'ora droppava di più. Eila. Cosmico. Dopo andiamo a prendere. Che livello 20 è un bordello.
Diciamo che è abbastanza inutile come situazione. Non dà spunti da dire che tanto da roba di merda. Anche se di livello 20. Allora, 41-47. Questo è bello. Però sono sempre lì. Sì, cambiano i mostri, ce ne sono di più, essendo che il livello di difficoltà è maggiore. Al massimo allo stesso livello, quindi ci metto abbastanza a tirarli giù, niente di che. No, per dire, non dà niente di, cioè, oltre a quei 3 ore che ho droppato, non c'è tutto questo bug. Già diventa un po' più problematico. Mi ha chiuso. Vaffanculo, devi andare via. La mia speranza è che quando arrivo in fondo mi dia qualcosa di veramente sgravo. Se no non ha senso. Sì, ti ripresenta i boss. Adesso questo qui si è incazzato perché gli ho ammazzato l'amico. Però mi devi lasciare un unico, perché sennò non ha senso. Non ha senso veramente che io ti distrugga. Non mi ha dato un cazzo. Sì, vabbè, ma che sono maroni. È inutile. Magari questo era un boss in intermezzo.
magari a fine missione c'è qualcosa di realmente interessante. Speriamo che se no non. Quando c'ha il danno non mi cavo niente. Oh, finalmente. Quindi praticamente devo arrivare al prossimo portale, andare via. Io voglio sperare che non si limiti a tre missioni, solo dello forte, perché sennò fa veramente schifo. Più forte, peccato che è una great sword e non posso equipaggiarlo. Buoni, grazie. Io sono sempre convinto che il Magic Find sia zero. Porca puttana mi ha preso. Cosa c'ha? Un po' di niente senza pane.
Porca puttana. No, devi andare via, però. Adesso c'è chi ci siamo, cazzo. Anello. Meno 24, più 59. Cala l'attacco, più ferocity. È uguale a quello che è, però cala l'attacco veloce. Si potrebbe fare. Proviamo. Proviamo. Questa mette giù. Questa mette qui, questa mette qua, questa mette qui, abbiamo ancora spazio. No, basta con quegli spinoni lì. Cazzo che ti ghiacciono. Devi andare via però. Ecco, bravo. Mi hai chiamati. Maledetto te. Ah, sì. Ah, giustamente è stato sconfitto, mi ha buttato fuori. Non posso sostituirlo. Mettiamo qui. Ok. Fammi vedere lui cosa dice. Spedizione. Magic find. Ok. Proviamo. Proviamo, dai. I Magic Find l'hanno voluto utilizzare qui. Però. Ah, c'è un bel cavolo di differenza. Mamma mia! Che bordello!
mio, mio. Sì, però lo devi ammazzare. E se no si rinasce un casino. Cosa mi ha dato? No! Cazzo. Dai, non rompere le palle. Non rompere le palle. Non gli cavo niente. Mi sembra di combattere contro il boss finale. La fatica esagerata. Via! No! Porca puttana! Oh, ma vuole morire sto stronzo? Bene, Magic Find aumentato tutto quanto, però cioè cazzo ci devo morire sempre. Due palle. Ah, è servito molto. Sì. Devi andare via. Blocchi in quella morsa? No, sono un cretino io. Poi non risponde ai comandi. Va bene. Quindi? Ma è una modalità del cazzo. Ah, fa culo. Fammi vedere una cosa. Sono curioso. Sono curioso. Allora qui. Ah, cosa dice? Un cazzo.
devo capire se erano state patchate cose che inutili. Per dire, magari si erano lamentati perché era troppo facile droppare nel solito Fortune, allora l'avevano sistemato. Vabbè. Come faccio? Come faccio? Porca puttana. Questo mercante è bloccato. Cioè, a meno che non incominci a vendere dei leggendari a questo stronzo qui, la vedo dura. Cioè, poi magari ho sbagliato io l'equipaggiamento, eh. Sicuramente. Va bene, sono contento e commosso. Ah, più bene che adesso muoio. Niente? Ma sul serio? Dai, dimmi che te mi dai qualcosa di interessante. Due armi che non metterò mai. Bene. Sono contento. Anche questa cosa qui, conviene mettere su un catalizzatore? È un'arma o doppia arma? O un'arma e uno scudo? Cioè, non capisco. Non capisco se è meglio. Cioè, cavo di più, cavo di meno. Qui non è proprio il massimo della vita perché sono degli evocatori del cazzo. Esatto. Guarda, quando ti bloccano, mamma mia. Il niente più totale.
reggiscemo per tirarlo giù e poi alla fine non c'è niente. Non è possibile. Niente proprio. Niente proprio. Schifo. No. No, non va bene. No, non va bene solo per il semplice motivo che è inutile. Serve un cazzo, ma proprio nel senso della parola, cioè servirebbe solo nel caso in cui tu sei un po' più forte, che allora dici dai vengo qui giusto per farmare, ma del resto non, no. Serve niente, questo è il massimo. Così. No, basta, non lo porto più. Non porta più, la campagna l'ho finita e non ha senso continuare, perché non, perché no, non, no, anche perché questi qui non li puoi sbloccare perché non sono avviabili, 5-6. Cos'è questo? Con e senza animazioni, può essere. Non serve assolutamente niente. Adesso vediamo una cosa. Per vedere se mi sono perso. No, tanto sarebbero i simboli. No, no, non serve niente. È proprio sbilanciato. È sbilanciatissimo. Vabbè. Allora, menu. Porcheria. Allora facciamo così. Ci fermiamo. No, mi dispiace di aver fatto schifo, però ero curioso di sapere com'era questa modalità. Quindi vediamo, dai. Adesso faccio una ricerca su Steam e vedo un po' cosa posso eventualmente portare al posto di Watcher, perché finché non aggiornano gli atti o le modalità orde non sono buono.